si è tenuto venerdì 16 settembre alla presenza dei rappresentanti istituzionali, regionali e del sistema imprenditoriale il convegno Le priorità infrastrutturali per il sistema economico in Abruzzo. L'iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, in collaborazione con la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e con il supporto tecnico di Union Trasporti, nell'ambito di un programma nazionale Infrastrutture. Nel corso dell'evento è stato presentato e discusso il Libro Bianco delle priorità infrastrutturali dell'Abruzzo, che contiene la selezione delle opere necessarie allo sviluppo del territorio. Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, oggi un convegno molto importante e fortemente voluto dalla Camera di Commercio, che mette nero su bianco quelle che sono le emergenze infrastrutturali in Abruzzo. Certo, perché la Camera di Commercio è la casa del mondo produttivo e non può trascurare qualcosa di così importante. Noi accusiamo un fermo della crescita del sistema industriale abruzzese ormai da circa 30 anni. Credo che è corretto che ci chiediamo il perché. Uno dei perché sicuramente sono i mezzi di comunicazione, le strade, ferrovie, aeroporto, porti. E io capisco che non è possibile risolvere tutto di un colpo, ma se avessimo fatto qualcosa ogni anno nei 30 anni, oggi non avremmo questa situazione. Detto questo, abbiamo voluto fortemente questo convegno con il supporto di Union Trasporti. Abbiamo realizzato insieme anche alla Camera del Gran Sasso un'idea progettuale per lo sviluppo del territorio, dove riporta tutte le priorità secondo il volere del mondo produttivo e si evincono diverse criticità. Ne cito qualcuna tra le più importanti. Sicuramente tra il progetto più importante che chiediamo è un collegamento tra l'autostrada 14 e la 1 all'altezza del casello di Vasto Sud con Caianello. Questo unirebbe l'Italia tra parentesi anche nel punto più stretto dell'Italia, dando la possibilità alle grosse industrie del Vestese e della Val di Sangro e anche del Molise, perché ci abbiamo Termoli, zona industriale interessante, che ci darebbe la possibilità di raggiungere i porti campani, che sono i veri porti per noi per la movimentazione dei prodotti, in un tempo decente e sicuro. E questo consentirebbe alle aziende abruzzesi anche di recuperare una certa competitività sul mercato? Direi di sì, consentirebbe di recuperare competitività e farebbe riflettere anche prima di pensare di smantellare dal nostro territorio, oltre ad attrarne altri. Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, oggi qui un convegno molto importante ed interessante, ma che è frutto di un lavoro svolto nei mesi precedenti attraverso tavoli di confronto con il sistema imprenditoriale, con le istituzioni, per mettere nero su bianco quelle che sono le criticità delle infrastrutture in Abruzzo. Sì, esatto, oggi è un po' la sintesi di quello che è stato fatto nei vari mesi. Abbiamo avuto varie interlocuzioni proprio con gli stakeholder, con tutte le categorie, per vedere sia a livello commerciale, industriale, quali sono i punti di forza e i gap che il sistema imprenditoriale abruzzese deve tutti i giorni affrontare. Credo che oggi sia una giornata importante perché abbiamo scritto con l'ausilio di Union Trasporti questo libro bianco, che deve essere una fotografia del momento, e anche ci sono vari punti che possiamo sviluppare. È un po' una sorta di chiamata alle armi per la politica, per dare tutti gli strumenti di cui necessitano, e questo è un piccolo suggerimento. Ecco. Il sistema camerale dunque ha svolto veramente una funzione importantissima di ascolto.
Sì, il sistema camerale è comunque la casa di tutte le imprese, quindi chiaramente non solo le ascoltiamo, ma cerchiamo sempre di dare anche degli stimoli fattivi a quelle che devono essere poi gli sviluppi territoriali. Adesso ovviamente abbiamo varie sfide a livello imprenditoriale, con questa crisi energetica sicuramente anche il gap infrastrutturale deve essere sempre più assottigliato. Umberto D'Annunzis, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, l'importanza di questo studio per fotografare la situazione attuale infrastrutturale e comprendere le reali esigenze che consentono scelte strategiche fondamentali e mirate. Un importante studio che è stato fatto dalle due Camere di Commercio, che sono soddisfatto in quanto raccoglie quello che la Regione aveva messo nei suoi strumenti di programmazione. Infatti sono presenti tutti gli interventi che la Regione aveva ipotizzato e per la quale sta lavorando. Diciamo che su alcuni si è già a un buon punto, su altri siamo ad un livello di programmazione. Questo consentirà, una volta realizzate, di fare in modo che l'Abruzzo aumenti la sua dotazione di infrastrutture e soprattutto aumenti la competitività delle sue aziende. Ecco, il Libro Bianco pone veramente un punto fermo su quella che è la situazione attuale, ma anche sulle cose che si devono necessariamente fare per rendere l'Abruzzo più competitivo. Sì, sappiamo tutti che l'Abruzzo sconta anni di ritardo per quanto riguarda le infrastrutture, però devo dire che negli ultimi 3 anni, grazie all'azione incisiva di questa giunta del Presidente Marsiglio, importanti risorse sono pervenute in Regione Abruzzo. Mi riferisco soprattutto alle risorse per la portualità, per i porti di Ancona, Pescara, Ortona e infine il fatto che Vasto, il porto di Vasto, è stato riconosciuto come porto nazionale grazie all'azione che la Regione Abruzzo ha svolto in sede di Parlamento. Ecco, tutte queste iniziative insieme a tante altre che vanno sulla linea adriatica, prendiamo per esempio la linea adriatica che non era stata inserita nelle linee europee, adesso grazie a un accordo tra i presidenti di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e di un'azione incisiva presso la Comunione Europea è stata riconosciuta, quindi diciamo dei passi avanti si sono fatti. Antonello Fontanili, direttore Union Trasporti, il Libro Bianco delle priorità infrastrutturali in Abruzzo offre una sintesi regionale rispetto alle opere necessarie per recuperare competitività sui mercati nazionali e anche internazionali. Esatto, il Libro Bianco è nato a livello nazionale, poi oggi presentiamo quello dell'Abruzzo come uno strumento che il sistema camerale, ascoltato il territorio, il sistema produttivo, economico e così via, mette a disposizione poi degli organi di governo, il governo centrale ma la stessa Regione Abruzzo, per evidenziare quelle opere indifferibili a cui appunto il sistema economico non può più rinunciare e che quindi appunto potrebbero permettere sicuramente uno sviluppo economico del territorio più veloce e soprattutto dare alle imprese abruzzesi un livello di competitività maggiore, anche perché molto spesso laddove non ci sono infrastrutture di un certo rilievo le imprese partono già con un gap di competitività rispetto appunto ad altri territori o anche ad altri territori esteri. Di conseguenza abbiamo individuato, ascoltando il territorio, quindi senza calare dall'alto appunto queste scelte, abbiamo individuato diverse infrastrutture e in particolare 8 infrastrutture sono state ritenute dal territorio particolarmente strategiche e vanno appunto dalle 2 statali del Fondovalle Trigno e Sangro alle autostrade A14 A24 in termini proprio di potenziamento. Ci sono alcune linee ferroviarie importanti come anche lo stesso potenziamento dei porti di Ortona e Vasto. Di conseguenza veramente il Libro Bianco vuole essere non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Un punto di partenza che permetterà poi alla Regione Abruzzo, al territorio e alle imprese di fare quel salto di qualità che merita. Mauro Miccio, commissario straordinario ZES Abruzzo, oggi un convegno fortemente voluto dal sistema camerale che accende i riflettori sulle emergenze infrastrutturali in Abruzzo. Beh, diciamo che il tema non è nuovo ma è un tema molto presente e direi sempre più attuale. Non a caso la crisi energetica e anche le vicende drammatiche della Russia e l'Ucraina hanno accelerato tutto un tema che riguarda il reshoring delle imprese, cioè rientrare per esempio in Abruzzo o in Italia per gli investimenti anche diciamo di attività nuove produttive o rimettere in Italia attività produttive che sono state delocalizzate e soprattutto riapre molto l'economia del mare.
Negli investimenti prioritari che vengono segnalati dalla Camera di Commercio, dopo un lungo iter a cui abbiamo collaborato volentieri insieme con Union Trasporti e Sistema Camerale Tutto, siamo principalmente impegnati a far capire come tutto quello che riguarda proprio l'economia del mare, a cui ho fatto riferimento, passa attraverso gli investimenti nei primi 8 punti programmatici delle infrastrutture essenziali per l'Abruzzo. Sono stati fatti 3 livelli della ricerca, come oggi vedrete, e quello dei porti di Ortona e di Vasto. I porti di Ortona e di Vasto hanno investimenti importanti, consideri che il commissario per quanto riguarda i due porti investirà quasi 40 milioni tra attività di ultimo miglio ferroviario, ultimo miglio stradale, banchina, porto di Vasto, e in collaborazione con la Regione in parte, ma anche e soprattutto con l'autorità di sistema portuale, dove ricordo dal 5 di agosto anche Vasto è diventato porto nazionale e quindi collegato al sistema di autorità portuale adriatico, c'è la necessità di accelerare questi processi, di metterli a sistema insieme alle altre proposte infrastrutturali che sono state individuate da questo studio approfondito. Ultima considerazione, abbiamo coinvolto tutti i soggetti istituzionali, ma anche tutte le imprese. Oggi ne avremo la prova, oltre alle Camere di Commercio che non a caso ci hanno chiesto di essere presenti molto volentieri per collaborare ancora una volta. Noi siamo dei convenzionati in tante cose e sono stati sempre a fianco del commissario Zess e delle attività in Abruzzo, a tutela del mondo delle imprese che rappresentano in modo significativo. Quello che mi sembra importante è che la collaborazione ci sembra essere con tutti e quindi oggi chiederò alla fine, citando le parole di un grande chietino abruzzese come Marchionne, che nel 2013 chiese un patto sociale proprio per far partire le infrastrutture. Oggi noi abbiamo la possibilità di metterlo concretamente in pratica e avere nel 2026, con l'aiuto di tutti, sindacati, imprese, istituzioni, sia a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, come già oggi collaboriamo, avere prima e bene quello che serve all'Abruzzo per crescere ancora di più. Il Libro Bianco fotografa una situazione in parte che si conosceva e in parte ovviamente la fotografa in una chiave di prospettiva, perché questo testo, oltre a evidenziare le criticità, dà anche quelle che sono le possibilità per trasformare un Abruzzo in potenza in un Abruzzo reale. Perché dico in potenza? Perché l'Abruzzo oggettivamente, sotto il profilo infrastrutturale, ha tutto quello che serve a una regione per investire e accelerare ulteriormente. Il problema è che non l'ha messo al sistema. Penso per esempio alla portualità, che oggi riveste nella logistica industriale un ruolo fondamentale. L'Abruzzo ha dei porti strategicamente rilevanti, ma che non ci si è investiti nel prosieguo, e quindi sotto questo profilo per esempio l'investimento su Vasto e Ortona sarà certamente essenziale. Sul fronte infrastrutturale c'è un problema ormai strutturale sulla terza corsia della 14 che crea ovviamente una strozzatura molto forte per le merci che devono attraversare il paese. Spero che il prossimo governo possa davvero investire sull'economia del mare, perché è uno dei temi che l'Italia e l'Abruzzo hanno sviluppato poco negli ultimi decenni. Qualche anno fa c'era qualcuno che voleva dismettere le Camere di Commercio, invece le Camere di Commercio, con questo ulteriore contributo, perché devo dire che negli ultimi 2 anni e nell'ultimo anno in particolare, soprattutto Chieti Pescara ha svolto un ruolo fondamentale in termini di pivot per ricostruire un sistema economico, oggi le Camere di Commercio svolgono un ulteriore contributo perché non solo ci aiutano a fare una fotografia dell'esistente, ma creano le condizioni per avere una prospettiva molto importante sulla quale lavorare nei prossimi anni.